Com'è andata con Sandra? Ah, dunque, io ero un puttaniere, nel senso non che andasse puttane, ma insomma. Poi un giorno vado a Roma perché c'era un'amica comune che era in ospedale e lei viene a prendermi con lo scooter a Termini. Andiamo a casa sua in via degli Ibernesi, lì a Monti, no? Entriamo in casa e lei chiude l'uscio e io le chiedo: mi sposi? E lei ha detto sì. E da allora stiamo sempre insieme, sono ormai 22 anni. Beh, Sandra, ti posso chiedere anche a te, dico, cioè questa cosa mi sposi? Sì, cioè era del tutto inattesa. Del tutto in attesa, ma mi è uscito spontaneo di dire di sì, era proprio, mi sembrava normale. Se le sole due ci ha pensato su, ecco come si dice. E così voi avete fatto insieme un po' di città fino ad arrivare a Bomarzo. Sì, siamo stati a Pavia perché io allora, diffidando delle convulsioni milanesi, da Venezia andai a Pavia perché a 20 minuti di macchina anche meno ed era più quieta. Era perché poi ha smesso di esserlo. Ma comunque, dopodiché io non sopporto più le città e allora ho detto: senti, lei aveva preso questa casetta per l'estate e invece siamo venuti a vivere qui. Il 1º maggio mi sono svegliato e dimenticandomi dei sindacati ho detto andiamo a Bomarzo e siamo venuti qua. Voi siete qui, ma conducete questa vita non a buon ritiro, in ritiro un po' sì. Sì, io mi sono ritirato, beh, intanto non lavoro più ormai da anni, cioè scrivo ma no, non faccio altri mestieri, ne ho fatti tanti in vita mia, ma ora. Sì, ritirarsi per me vuol dire, come posso, approfittare delle cose minute, delle cose piccole, delle robine, ecco. Cioè, io traggo il mio piacere da cose minime. Cioè, mi piace la vita quotidiana nei suoi aspetti secondari, ecco, non so come dire. Sandra, per te invece, questo stare qui un po' appartata. Io ho Nani, noi stiamo insieme 24 ore su 24. Anche perché la casa è così piccola che è impossibile isolarsi. Le cose minime c'è la poesia, è una cosa minima. Ma la poesia è un debito. Nel senso, sai, la condizione di un poeta è le cose vanno sempre male per un poeta che faccia sul serio. Nel senso che tu sfiori, sfiori, non prendi mai nulla. Come posso dire, la precondizione del fare questo mestiere è la delusione, cioè tu de devi accettarla. Per cui, allora, accade che tu scriva un libro, quando lo stai scrivendo o hai finito di scriverlo, ti sembra mica male, poi lo rileggi, è un disastro. Allora io quando stampano un libro mio non lo apro neanche più, perché non mi fido. È una condizione disperante. Io dicevo 50 anni fa che la poesia, la condizione del poeta è simile a quella del grande invalido che ha perso un arto in guerra e che continua a sentirlo. Si chiama arto fantasma, no? Quindi capisci, è una forma grave di illusione. Dopodiché c'è una tradizione, tu continui ad assecondarla, obbedisci al fatto che hai fatto, lo so, io ho fatto quasi 40 libri. È vita mia, insomma. Perché io ho sentito una volta una tua intervista di qualche tempo fa in cui dicevi che per te in realtà la poesia è proprio una necessità, dici io non riesco Sì, a ma smettere di lo è scrivere. diventata quando sono invecchiato, perché non andavo più a ballare, non viaggiavo più, non ce la facevo più, tra una malattia e l'altra, e allora mi è rimasta. È una delle poche cose che posso fare ancora. Non so con quale, diciamo, valore, ma non è importante, cioè non, chi se ne fotte, insomma, della qualità di quello che faccio. Intanto non sono mai contento, quindi. Senti Nanni, io vorrei, ti chiederei la cortesia di leggere Sì? una tua poesia. Finora cosa ho detto? Trascurando le ingiurie del pensare, riguardo le mie impronte. Si direbbe smarrito lo scopo dell'andare o non c'era ambizione d'una meta.
comprensione, perché sinceramente si perse al suo cammino, come un Hasid finito in una chiesa romanica. Ammirevole lo stile, ma questa non è la terra dei miei pensieri, il luogo in cui quel che amo gentilmente mi stringe. Ora sono fra i miei, degno d'esilio. Finora cosa ci ha detto quindi Nanni Cagnone? Finora che cosa ci ha detto in tutti i suoi libri? Ma i miei libri sono in verità un libro solo, però cosa ho detto non lo so, nel senso che, allora, no, direi che è difficile parlare di temi, preferirei parlare di sentimenti, perché contano di più, e i sentimenti sono quelli di un vivente, e quindi che non distingue tra alto e basso, tra visibile e invisibile, tra sonno e veglia. Io credo nella parità di sonno e veglia, credo che gli avvenimenti del sonno, i sogni, siano avvenimenti e non semplici, come possono dire, barlumi. Prima dicevamo, mi hai detto una cosa, Nanni, tutto è complicato. È diventato difficile fare le cose banali, difficile e faticoso, ci sono troppe complicazioni, una volta era tutto semplice. Io mi ricordo quando negli anni 60 ricevevo a casa la cartella delle tasse, andavo in comune, pagavo, era finita. Poi è arrivata l'IVA e con l'IVA sono arrivati i commercialisti, ahimè. E a quel punto già si è complicato tutto. Dovevi tenere i materiali, le cose, gli scontrini. Insomma, in altre parole, la vita quotidiana, che una volta era abbastanza semplice e quindi piacevole, non è più tale. E poi è chiaro che la mente è sempre stata complicata, esageratamente complicata. Io infatti invidio gli animalini, perché loro non devono neanche scegliere, sanno già cosa devono fare, stanno tranquilli, capito? Non hanno i nostri dubbi. Come nasce questa idea di scrivere questa traduzione sul poema sulla natura di Parmenio? Io ho tradotto Eschilo e Hopkins perché, per gratitudine, perché ho imparato tanto da loro quando ero adolescente. Invece io a Parmenide non pensavo quasi mai, ma in qualche modo oscuro mi si è imposto. Per cui a un certo punto, un giorno mi sono svegliato, ho preso le edizioni di Parmenide e ho detto, d'accordo, non ti evito più. E così, però quello che mi interessava era non solo tradurre in modo migliore, secondo me, Parmenide, che è sempre stato maltrattato, anche perché lui non è un vero poeta, la sua lingua ha un'asprezza che, cioè, non è Pindaro, capisci? Ecco, neanche Eschilo. Però quello che mi interessava era la relazione pratica fra un lettore e un testo. Cioè, allora io non ho commentato il senso teoretico così, o filologico il testo. Ho scritto quello che mi veniva in mente leggendolo, dopo averlo tradotto. Quindi è una cosa abbastanza curiosa, perché ci sono anche pensieri divaganti, ci sono anche stranezze, però sono stranezze che mi sono venute in mente, quindi io le ho testimoniate. Tutto qua. Sì, insomma. E poi io pensavo a lui come a un ostacolo inevitabile. Lui era un uomo. È un testo scontroso, è per di più in buona parte perduto, però lui è un ostacolo sulla via della conoscenza filosofica occidentale, perché non puoi evitarlo, puoi accordarti con lui o meno. Io non mi accordo con lui perché sono favorevole più alle esperienze, alla molteplicità, che non a una forma, sia pure differente da quella religiosa, di trascendenza e di unità. Cioè l'essere è uno, ecco, lui lo chiama anche En, infatti. Però devi pur fare i conti con questo signore, non puoi evitarlo. Sì. C'è questo frammento che poi è stato scelto per la copertina. Se ti posso chiedere di leggerlo. Ma leggo questo che è a caso. E venendo la dea m'accolse, prese nella sua la mano destra, proferì queste parole, mi disse: giovane uomo, congiunto a immortali aurighi
e alle giumente che ti conducono. Rallegrati, giungendo a nostra dimora, poiché non funesta la Moira che ti mandò venire su questo cammino, in vero fuori della calcata via degli umani. Pure è Themis, è Dike. Beh, bellissimo. Senti, ma dunque qual è il tuo rapporto con la filosofia? Allora, io sono stato uno studente di filosofia, non ho finito gli studi perché mi sono rotto le palle. E ho capito che sì, avrei fatto l'assistente, mi avevano già promesso quelle solite cose, avrei comprato le sigarette al professore, avrei curato le bibliografie per lui, non fa per me. La mentalità che... Io sono stato amico di alcuni accademici di grande valore, Angus Fletcher, e Enzo Melandri ed altri, però la mentalità accademica, quella diffusa, quella generale, mi ripugna. Ecco, perciò io ero a buon punto, ma ho tralasciato gli studi. Il mio rapporto con la filosofia è il rapporto che hai con il nutrimento. Nel senso che molti poeti, troppi, hanno una cultura letteraria che per di più arriva a Leopardi o poco prima, ma non conoscono il Medioevo, non conoscono i Trovatori, non conoscono il Barocco, vabbè. Ma una cultura letteraria è del tutto insufficiente, bisogna avere una cultura antropologica, archeologica, filosofica, bisogna conoscere i mistici anche, eccetera. Allora il mio rapporto con la filosofia, e poi devono conoscere la filosofia, perché se tu non riesci a dubitare, non riesci a diffidare di quello che pensi, non riesci ad avventurarti mentalmente, sei fottuto. Altrimenti racconti i fatti tuoi, che è una malinconica forma di rassegnazione. E dunque, che cos'è la poesia contemporanea, Nanni? Ma io dei poeti odierni non dirò niente perché potrei sbagliarmi. Non voglio che si faccia nessun nome. No, Roma ero amico. In generale la poesia contemporanea, che cos'è questo mito della contemporaneità? Che noi stessi poi a Ritratti di Poesia in qualche modo celebriamo, perché ovviamente... Parliamo dei poeti viventi, quindi quelli attuali. Però oggi che cos'è secondo te la contemporaneità nella poesia? Ma secondo me la contemporaneità è una truffa, nel senso che la gente è malata di attualità. Allora ti ricordi del 68, molta gente, molti di quelli dei sessantottini, avevano semplicemente l'ambizione di essere alla page, alla mode bisognerebbe dire. Se no non si capirebbero i loro percorsi successivi, che spesso hanno contrariato, sono passati al nemico, questi versi pelle. Ecco. Allora, la mania dell'attualità è patetica, perché per essere contemporanei non si deve somigliare al presente, altrimenti devi cancellare, 7 ottavi o 9 decimi delle biblioteche. Voglio dire, se Gottfried Benn fosse stato uno che teneva a essere contemporaneo, durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe dovuto scrivere sui panzeri, i rifugi antiaerei e le stragi, e invece di essere così scemo da raccogliere le poesie, cioè da scrivere le poesie poi raccolte in poesie statiche. Cioè, la contemporaneità, la mia opinione è che un poeta, ma non solo un poeta, dovrebbe assumere una posizione metastorica, vale a dire oscillare tra passato e presente, e con qualche barlume d'avvenire, e non limitarsi alla contemporaneità, altrimenti se io mi fossi reincarnato a Mosca negli anni 40 avrei dovuto scrivere sulle porcherie che faceva Beria o sulle avventure del concime in un Colchos, ti pare? Sì. E avrei preferito essere come Mandelstam e non come Leonov, che era un leccaculo, no? Comprendo. E quindi è il linguaggio invece, visto che... È anche il linguaggio. Cioè io uso delle parole medievali, ma non c'è intenzione. Mi vengono in mente e le uso. L'importante è che si armonizzino col resto. Posso usare dei neologismi. Nell'ultimo libro si parla di TikTok e di altre... Si parla... Cioè appare quella parola e appaiono anche altre che sono di adesso, ma appaiono anche delle parole come duvitanza, che sono medievali, capisci? Oscurità. Invece di oscurità. Cioè,
In altre parole, è pericoloso distinguere il presente dal passato, sono indistinguibili. Cioè, il passato è anche una lacuna del presente, oltre che è una trasmissione, però è fondamentale, guai a interrompere il rapporto con la tradizione. Non si tratta né di contrapporsi, come fecero stupidamente le avanguardie, né di obbedire alla tradizione, si tratta di non interrompere il legame, secondo me. Sì, si tratta probabilmente, dico, semplicemente di scrivere quello che uno sente di scrivere, senza pregiudizi, senza superstizioni, ma anche senza limiti, senza richiudersi in un ambiente ristretto, mentale ristretto. Il mistero nella tua poesia è un mistero voluto, un tuo modo di parlare del mistero? No, è un mistero involontario. Poi la mia opinione riguardo ai misteri è che sia inutile cercare di comprenderli, bisogna semplicemente approfittarne. Allora, così come in poesia, leggendo poesia, non è il caso di cercare di capire, bisogna percepire, cioè l'unica intelligenza profittevole è quella sensuale, vale a dire corporea, per cui tu ti lasci scorrere, segui il movimento, basta. Per quanto riguarda l'esoterismo, io non sono un esperto al riguardo, però conosco bene i mistici che sono degli esoterici involontari, anche loro. Allora, secondo io, il mistero, se c'è del mistero nei miei testi, sono i limiti della conoscenza che producono mistero. Non c'è mai un'intenzione di quel tipo. La mia idea è che si debba partire senza bagagli, senza precauzioni, senza intenzioni. E poi succeda quello che vuole. Io scrivo in modo... Cioè, io ricevo, ma in questo senso è... Nel senso che io ho sempre pensato al poeta come a un vaso che deve accogliere acqua, vino, quello che c'è. Preferisco il vino, ma comunque... nel senso, devi farti concavo, devi essere passivo per farti attraversare, non sai da cosa. Ma non c'è merito in questo tuo ricevere. C'è gratitudine, ma non c'è merito. Pensavo, mi veniva in mente una definizione del poeta che diceva Jean Cocteau, che il poeta è l'archeologo della sua notte. È una bella definizione. Che sia un archeologo sono d'accordo, perché smuove terreno, smuove strati, sia temporali sia locali, ecco, diciamo. Che sia archeologo è inevitabile. Della sua notte è vero anche questo, perché c'è una inevitabile oscurità. Cioè, un poeta serio, diciamo così, è costretto a vivere, se gli va bene, nella penombra, se gli va ancora meglio, nell'oscurità. Perché, sai, io sono un tifoso della notte, non soltanto perché sono un nottambulo, in tutta la vita non sono mai andato a letto prima delle 3 del mattino, però, anche perché mi lasciava andare a ballare, per cui, però l'oscurità è più significativa della luce. La luce ti consente di fare delle cose, ma l'oscurità ti consente di dubitare anche delle cose che hai fatto e ti consente di vagare perplesso in dimensioni ignote. Cioè, io sono convinto che io non riesco a distinguere tra i vivi e i morti. Per me anche gli amici morti, dolorosamente morti, perché poi nei loro accampamenti non c'è niente, non c'è nessuno. Però i morti per me non sono tali. Io dialogo più con i morti che con i vivi. E comunque non riesco a distinguere tra ciò che è vivo e ciò che non lo è. E così non riesco a distinguere tra giorno e notte, veglia e sonno. Per me il sonno ha dei meriti che la veglia non riesce ad avere. Cioè, per me il sogno, cioè una storia anche, una storia
onirica, una tradizione onirica che ognuno di noi ha. E allora io credo nella parità di sonno e veglia, credo che, di avere, che siano fatti quelli che mi accadono, gli avvenimenti che accadono in sogno. Il rapporto tra visibile e invisibile? Dunque, noi ci accontentiamo del visibile, ma a me piacciono i visionari che non si accontentano, perché sono avari quelli che si accontentano del visibile. L'invisibile è chiaro che è una tentazione, è una congettura infinita. Tu non lo vedi, si chiama così, c'è un in che lo vieta, però guai se uno non si occupa dell'invisibile. È rovinato, è ridotto. Capisci? Cioè, non, questa ulteriorità che non è religiosa o non so che, perché la mia teoria è che banale, è che la religiosità sia indispensabile, cioè il senso della sacralità, ma delle religioni si può fare a meno, secondo me, perché diventano istituzioni, in quel momento tradiscono la loro origine, tradiscono anche il loro scopo, e comunque sono istituzioni, quindi bisogna diffidarne, ecco. Però guai a rinunciare all'invisibile, a questa propensione che non viene mai soddisfatta, però è fondamentale.